Ciao amici di Cantina del Cerro, come abbiamo visto con l'ultimo aggiornamento, adesso il mosto lo stiamo lasciando riposare, ormai è quasi vino, per completare tutta la sua fermentazione e tra poco vedremo per i travasi. Ma nel frattempo, che cosa si fa? Le nostre vinacce ovviamente non le abbiamo mica buttate, anzi le abbiamo messe ritirate, ci abbiamo messo un po' di acqua e zucchero, le abbiamo lasciate macerare per completare la fermentazione alcolica. Diciamo che questo una volta veniva chiamato vinello, che appunto veniva usato dal contadino per far rendere al meglio le vinacce, però in questa circostanza noi che cosa serve? Serve come base, attenzione, per la distillazione della grappa. Ed è proprio qua quello che stiamo facendo, sempre con un piccolo alambicco, giusto per far vedere cosa succede. Ricordiamo che avere alambicchi più grandi, tra l'altro, è anche un reato, ma noi siamo qua. Benissimo, che cosa abbiamo fatto? Vi facciamo vedere la preparazione, che abbiamo scattato due foto, che appunto adesso manderò, in cui vediamo come abbiamo preparato, prima messo sotto quello che era il nostro vinello, e poi sopra le nostre vinacce, e poi abbiamo acceso il fornelletto e fatto scaldare. Allora, che cosa succede di preciso? Succede che la parte viene scaldata, a causa delle differenti temperature di ebollizione, le varie sostanze diventano vapori in fasi diverse. Prima abbiamo già scartato, perché tutte le temperature sotto gli 80. Allora, sarebbe giusto, aspetta che la leggo perfetta, sotto i 78,4 gradi abbiamo tutto ciò che non è. Allora, aspetta che lo leggiamo preciso. Quello che viene chiamata la testa della grappa, e c'è soprattutto la cosa più importante per cui viene scartata è l'alcol metilico, che è un veleno. Quindi noi, scanso ogni equivoco, visto che poi tra l'altro questa grappa ce la beviamo noi, io personalmente fino agli 80 gradi scarto tutto quanto, che intanto insomma si butta via un pochino di alcol etilico, però vabbè, sempre io preferisco così. Adesso appunto siamo arrivati ormai agli 80 gradi e quindi qua c'è quello che si chiama il cuore della grappa. Lo leggiamo qua nel termometro, siamo tra gli 80 e 84, perché vabbè, procede. E qua vediamo, vieni più vicino, fai vedere che pian pianino sta uscendo la grappa e ovviamente, siccome arriva goccia dopo goccia, eccola qua. Per cosa succede? I vapori, l'alcol, in questo caso alcol etilico, e alcuni aromi della grappa risalgono lungo qua, lungo la vabbè, questa parte di alambicco che non mi ricordo come si chiama, discendono e poi arrivano nella serpentina dove si raffreddano. Qua, come si può vedere, praticamente vediamo appunto che ci sono delle bollicine perché arrivano a 78 gradi e vengono raffreddati. E allora, pian piano, appunto, poi dopo scendono. Per permettere che si raffreddino, perché nel contenuto pian pianino l'acqua si riscalda, dobbiamo ogni tanto aggiungere dell'acqua fredda, che poi viene, entrando sotto, l'acqua fredda viene qua e viene spinta verso l'alto l'acqua calda che se ne va. Benissimo, spero che vi sia interessato questo video. Qualunque domande potete farcele nei commenti, cercheremo di rispondere. Se volete altri aggiornamenti, seguiteci sul nostro canale, sulle pagine Facebook, e vi andare. Ciao a tutti, ragazzi!